un parco che normalmente viene percorso un po' da tutti i ragazzi per andare a scuola, però eh, finisce lì. Invece abbiamo la possibilità di conoscere meglio questo luogo e quindi eh, ha anche attinenze col nostro parco, col parco dei prosperi sacrati, quindi eh, possiamo cogliere anche questi collegamenti. Allora bene, mi, ma tanto mi presento io, eh, intanto ciao a tutti ragazzi. Allora mi chiamo Giovanni Morelli, di mestiere. Sono un arboricoltore, vuol dire che mi occupo di alberi eh, ornamentali e per arrivare a fare questo mi sono laureato in scienze agrarie, in anni in cui ancora non c'era questa specializzazione, per cui è una specializzazione che in qualche modo sono andato ad acquisire eh, all'estero. E sono anch'io un figlio del liceo Ariosto, perché in realtà è lì dove ho compiuto i miei studi di scuola superiore. E in qualche modo questo parco lo conosco molto bene perché tutta la mia infanzia, la mia adolescenza e anche la mia attività professionale si è svolta in questo luogo. E siamo indiscutibilmente in un'area verde, siete d'accordo? Aree verdi che in qualche modo fortunatamente punteggiano le nostre città. E quando parliamo di aree verdi, parliamo di vegetali che in qualche modo sono legati all'attività dell'uomo in un senso utilitaristico, se riflettete. In effetti, il verde che ci circonda è verde agricolo, quindi vocato alla produzione di eh, prodotti alimentari direttamente o indirettamente, oppure può essere verde forestale, quindi legato bene o male alla produzione di eh, eh, legname, o ancora. Può essere un verde che svolge un ruolo di carattere ecologico ambientale, ad esempio la mitigazione delle condizioni climatiche più estreme in ambito urbano. Comunque sia, il verde legato all'uomo, antropizzato, come si dice, ha un significato e un valore utilitaristico. E certamente in questo valore utilitaristico esiste anche il principio del bello. In effetti gli uomini da sempre hanno amato circondarsi dei vegetali organizzandoli in parchi e in giardini come quello in cui noi oggi ci troviamo, in cui a determinate funzioni che potevano essere più o meno note associavano il piacere di ritrovarsi in un luogo come questo. E Parco Massari in particolare è un parco che noi oggi definiremo un parco storico. Questo significa che è stato voluto, realizzato. Pensato e vissuto secoli fa da persone che avevano sicuramente una sensibilità molto diversa dalla nostra, e quindi, in qualche modo, entrare in un luogo come questo non significa tanto confrontarsi con l'aspetto botanico, che è importante ma è molto tecnico, quanto significa fare una sorta di immersione culturale nell'idea e nel pensiero delle persone che lo vollero. Ora, questo nasce come un parco privato in una delle zone più prestigiose della città. Siamo a ridosso del quadrivio rossettiano, in, un, in uno spazio densamente costruito, nel quale erano rimasti degli elementi eh, ancora liberi che diventarono i giardini di pertinenza di una serie di dimore eh, di tipo nobiliare. E la storia di questo parco risale molto indietro nel tempo. Perché in realtà non si chiamava Parco Massari, ma si chiamava Parco Bevilacqua. Perché la famiglia che l'aveva voluto erano appunto dei nobili che avevano questo nome. Ed erano dei nobili che quando decisero di realizzare questo spazio nel 1700 avevano bisogno di un luogo di rappresentanza. Erano legati al potere pontificio, quindi lo stato della Chiesa. E in questo luogo, nel palazzo che è annesso al parco, Ricevevano ambasciatori, alti funzionari e quindi avevano bisogno di un luogo che testimoniasse sia del potere della famiglia che del ruolo che la famiglia aveva in termini politici. E in quegli anni, avere un parco che suscitasse l'invidia e l'ammirazione di chi lo frequentava era uno strumento politico importantissimo. Perché era, prima di tutto, una dimostrazione di potere economico. Costruire un parco come questo costava una fortuna. In secondo luogo era una dimostrazione di potere culturale, perché significava che il suo proprietario non era legato alla sopravvivenza quotidiana, ma poteva permettersi un'esibizione di cultura. E quindi in qualche modo, attraverso il parco e la sua composizione parlava agli altri della sua formazione e dei, delle, delle eh, 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 tradizioni che lui conosceva e che metteva a disposizione. Quindi per una famiglia nobiliare possedere un parco era quasi un obbligo, non si poteva eh, prescindere da questo. Di quel parco ormai così lontano nel tempo noi sappiamo ben poco, dopo vi farò vedere alcune tracce, alcuni indizi di quei tempi così lontani che ancora rimangono in questo e sappiamo che era un parco in stile formale, cioè era legato a un gusto di un'epoca in cui un giardino era l'espressione del potere dell'uomo sulla natura. Quindi dovete immaginarvi dei percorsi ortogonali gli uni rispetto agli altri a dividere degli spazi ben precisi nel quale venivano coltivati fiori delimitati da delle siepi e tutto questo materiale vegetale era frammisto a opere d'arte statue, fontane, eh, elementi di decoro i più diversi, era un giardino formale classico e ehm, vi dicevo non ne sappiamo molto, però sono rimaste delle testimonianze di persone che visitarono questo parco così antico e lasciarono tutta una serie di Complimenti alla famiglia Bevilacqua che lo possedeva, eh, elogiando la meraviglia nel lu del luogo nel quale erano stati accolti. Chissà se lo dicevano davvero o volevano ingraziarsi eh, chi li aveva ospitati, tuttavia avevano, tuttavia, avevano sicuramente lasciato testimonianza dell'importanza di questo luogo. Le vicende umane però cambiano e sono soggette alle contingenze anche storiche e politiche. Capita che in Italia arrivano le armate francesi di Napoleone e la famiglia Bevilacqua che era legata al potere della Chiesa si trova in una posizione abbastanza imbarazzante nei confronti del nuovo potere francese del Nord Italia che ovviamente è fortemente avverso alla Chiesa, alle sue manifestazioni e ai suoi rappresentanti anche politici e di conseguenza quell'antico parco così come il palazzo vengono espropriati e eh, donati allo Stato per un uso pubblico. Quindi il palazzo diventa una caserma, il parco viene completamente depredato di ogni bene prezioso e non sapremo neanche mai dove queste opere d'arte sono andate a finire. E in questo luogo finiscono per pascolare i cavalli dei dragoni francesi. Segno dei tempi, però è una breve parentesi: perché Napoleone, sapete tutti che fine fa, viene sconfitto e un nuovo ordine avanza nell'Europa. Viene ripristinato il potere precedente, arrivano i nuovi padroni che con la divisione dell'Europa sono gli austriaci e gli austriaci iniziano la restituzione di tutti i beni che i francesi avevano sottratto ai privati e così il parco e il palazzo tornano alla famiglia Bevilacqua. Ma sapete com'è? Ormai erano passati degli anni, i Bevilacqua si erano trasferiti ormai a Bologna, il parco e il palazzo erano depredati. Quindi la soluzione migliore che gli sembra di, 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 di sia opportuno mettere in atto è quella di vendere eh, tutta la proprietà. Posizione prestigiosa, centro città, luogo storico. Per molto tempo la, la vendita va deserta. Nessuno è interessato fino a quando non si fa avanti quello che poi darà il nome a questo luogo che è il Conte Massari. Il Conte Massari è eh, membro di una nuova aristocrazia, non è legato a quel potere politico che rappresentavano i Bevilacqua, ma è saldamente fondato sul potere economico. È un imprenditore, diremmo oggi, che si occupa di produzione di tessuti ed è una persona estremamente ricca perché ha una specializzazione particolare. Confeziona divise... Vabbè, eh ci sono degli elementi di interesse e di disturbo. Confeziona divise per i soldati e per l'esercito. Ed è diventato ricchissimo facendo divise per l'esercito di occupazione francese. E qui si rivela la capacità imprenditoriale di Massari, perché in realtà i francesi non ci sono più, adesso ci sono gli austriaci. Ma il conte, che ha vestito i nemici degli austriaci, non si perde d'animo e decide di fare una mossa politica di rappresentanza non da poco. Sposa una contessina austriaca, che non solo è molto famosa perché è una cantante d'opera molto in voga, ma anche perché è imparentata con membri dello Stato Maggiore austriaco. Il risultato è che in pochissimo tempo il conte Massari passa dal fare le divise dei francesi al fare le divise degli austriaci, grazie ai contatti che ha presso eh, eh, la corte eh, dei nuovi conquistatori del nord Italia. Ovviamente anche lui che acquista questa proprietà ha bisogno di usarla per rappresentanza, ma i gusti sono cambiati completamente quel giardino formale così rigido e regolare ormai è una cosa superata da vecchi, si è fatto avanti un nuovo stile, che è uno stile informale paesaggistico ed è una cosa completamente diversa perché non si tratta più di dimostrare il controllo dell'uomo sulla natura utilizzando i vegetali come degli elementi architettonici. Ma si tratta di creare un grande falso, cioè simulare un luogo in cui la disposizione dei percorsi piuttosto che degli alberi, piuttosto che delle siepi, simuli la naturalità. È una moda che viene dal nord Europa, dal centro Europa e che in realtà ha delle difficoltà di applicazione nel nostro paese, perché gli spazi a disposizione non sono così estesi perché io riesca a simulare un'alternanza di radure, boschi, colline, movimenti di terra, laghetti o altro, ma bisogna applicarsi a dei luoghi come questi. A me piace pensare che il conte Massari, non lo sapremo mai, però bisogna anche divertirsi ragionando su queste cose, fosse una persona molto concreta, ma anche forse un pochino gretta e certamente chi volle eh, il parco nello stile più moderno fu la sua raffinatissima moglie che veniva dalla corte eh, austriaca e che certamente desiderava avere un giardino all'ultima moda e il conte Massari bene o male la deve accontentare ma fa una cosa del tutto particolare che dimostra secondo me il suo carattere non chiamo un grande progettista di giardini che gli crei come un vestito su misura che in qualche modo sia anche la dimostrazione del suo buon gusto va a prendere un catalogo in quell'epoca ne vengono prodotti tantissimi e si fa realizzare un parco che è una specie di parco ikea montando degli elementi standard che erano presenti nella composizione del giardini di questo tipo ed è incredibile perché un parco uguale a Parco Massari come con la disposizione dei percorsi, la, la fontana centrale eccetera lo trovate in almeno ogni città della nostra regione altri che avevano deciso di realizzare esattamente la stessa cosa quindi non è qualcosa di particolarmente raffinato è come se lui ossequiasse a un dovere e forse aveva questa moglie un pochino pressante che lui decide di accontentare con un parco ma non fino in fondo Tuttavia era molto sensibile all'idea di far vedere quanto importante fosse il suo potere economico e pur avendo un parco diciamo un po' dozzinale, non proprio un'opera d'arte, decide di fare un colpo di genio che è un po' simile all'auto che abbiamo visto passare prima. Una Ferrari di quel tipo o una Lamborghini di quel tipo sono sicuramente o una Maserati di quel tipo, sono sicuramente delle auto molto divertenti da guidare, ma le si acquista soprattutto per far vedere agli altri che si è acquistato una Lamborghini o una Ferrari o una Maserati, ok? Nel senso che sono degli status symbol. All'epoca non esistevano ovviamente delle macchine di questo tipo, ma la dimostrazione del potere economico passava attraverso l'acquisto di alberi, come i cedri. Quello che vedete lì o quello che vedete alle mie spalle sono dei cedri del Libano. Stiamo parlando della seconda metà del 1800. Possedere un cedro del Libano significa avere un potere economico smisurato, perché in Italia in quegli anni non ne vengono prodotti. I francesi sono specializzati nella loro produzione e quindi se voi ne volete uno lo dovete ordinare nel nord della Francia. E ve lo faranno pagare molto caro, perché ce ne sono pochi in giro. E poi dovrete pagare il trasporto da là fino in Italia, nel nostro caso Ferrara. Ognuno su un carro di buoi che dovranno attraversare l'Europa, ognuno accompagnato da un giardiniere che si dovrà prendere cura dell'albero che verrà consegnato in questo luogo. Quindi un investimento enorme. E lui, che in qualche modo pecca anche un po' di buon gusto probabilmente, non ne compra uno. Ne compra 8, che è come comprarsi 8 Lamborghini. È esattamente la stessa cosa. E quindi diciamo che la misura non è esattamente la cifra del Conte Massari. In più, nei trattati dell'epoca, che raccomandavano la sobrietà, vi dicevano: se comprate un cero del Libano. Mettetelo in fondo alla radura, lontano, che sia un albero da mira, cioè da guardare e da traguardo, cioè che in qualche modo inquadri una prospettiva. Quindi deve essere un elemento suggerito di buon gusto là in fondo e lui li schiaffa sulla strada, perché tutti li possano vedere. Qui ce n'erano quattro, uno, due, tre, quattro, un altro lo vedete là, cinque e tre erano sul retro del palazzo. Di questi cedri oggi ci rimangono questi tre che voi potete vedere allineati. Un'ostentazione per cui tutti quelli che passavano di qua potessero vedere quanto poteva permettersi di spendere il conte per qualcosa che non serviva a niente se non a dimostrare il suo potere economico. Ed è così che questi alberi entrano a far parte della composizione di Parco Massari insieme ad altri elementi che poi vi farò vedere dopo. Però intanto, mentre i cedri messi a dimora incominciano a crescere, al Conte si presenta un nuovo problema che si chiama Risorgimento. Perché dai una guerra, dai l'altra guerra, dai un'altra guerra, gli austriaci se ne vanno e arrivano, diciamo, noi. Arrivano i piemontesi. E lui aveva prima vestito l'esercito francese. Poi era riuscito a vestire l'esercito austriaco, ma adesso gli arrivano eh, eh, i bersaglieri piemontesi ed è una situazione un pochino più imbarazzante, perché l'ultima capriola l'ha fatto sposandosi con un'austriaca, quindi il grado di compromissione è un pochino più progredito, però qui lui fa veramente il suo colpo di genio, perché fa cambiare completamente il repertorio lirico alla moglie che da quel momento lì smette di cantare Wagner e inizia a cantare esclusivamente Verdi. E poi riempie il parco di statue di redentisti. Qui vedete una statua, là vedete eh, eh, Verdi. Anche loro esposti alla visione di tutti in mezzo ai cedri. Quindi lui dice, finalmente siete arrivati, io e mia moglie, non vedevamo l'ora di essere liberati dal gioco austriaco. Siamo finalmente in grado di abbracciarvi, voi fratelli nostri, che ci avete allontanato lo spettro della tirannia e lui nel giro di pochi anni comincia a vestire l'esercito italiano. E secondo me è una dimostrazione meravigliosa di continuità e ci ha lasciato non molte testimonianze, ma una frase lapidaria. Lui diceva... Che il suo era il mestiere più facile del mondo perché bastava cambiare il colore del panno e i bottoni e potevi vestire tutti gli eserciti del mondo quindi era solo una questione di opportunità i tempi però cambiano lui arriverà a vestire anche i soldati durante la prima guerra mondiale poi però ovviamente eh, eh, le traversie della famiglia L'allontanano dal potere economico e alla fine negli anni 30 si trovano più o meno costretti a cedere eh, il parco alla pubblica proprietà. E vedremo come questo cambierà assolutamente tutto. Alcuni decenni dopo arriverà anche il palazzo, ed è per quello che il parco e il palazzo adesso sono separati da un muro, perché sono due donazioni avvenute in tempi diversi. Ma vi dicevo, a noi interessa il parco e cambia tutto per il parco, perché era un parco nato e concepito per la gioia dei proprietari e per i, suoi, per i loro pochi fortunati frequentatori. Quindi il carico urbano e il carico antropico, la frequentazione era bassissimo ed erano parchi pensati per avere pochissimi visitatori. Quando si passa alla pubblica proprietà però il parco diventa un luogo attrattivo. Finalmente si aprono le porte e chiunque che prima era stato escluso può entrare dentro. E gli alberi non amano l'eccesso di frequentazione e nemmeno l'erba se guardate lì dietro dove... Abitualmente si gioca a pallone o si fanno altre attività, di erba non ne cresce. Sotto gli alberi il calpestio del terreno impedisce alle radici di svolgere le loro attività, le loro funzioni ed è per questo che a partire dagli anni 30 del secolo scorso il parco va incontro ad un lento, inesorabile declino. E oggi ahimè le dinamiche di gestione di luoghi di questo tipo sono estremamente complicate, sono una sfida non da poco, tant'è che alcuni alberi sono andati perduti. E è molto difficile, se non si ha un'attenzione particolare, riuscire a riagganciarsi all'idea progettuale che c'era un tempo. Perché comunque un parco è un'opera d'arte alla fine, un'opera dell'ingegno umano, è un enorme grande trucco, è un palcoscenico, ma è fatto di materia vivente. E di conseguenza la materia vivente è soggetta a un naturale degrado. Vi dico solo una cosa, eh, forse avete sentito parlare dei giardini di Versailles. Immagino che i giardini di Versailles furono realizzati per il Re Sole da un grandissimo costruttore di giardini che si chiamava Le Notre, che ha costruito e realizzato diversi giardini di quel tipo in stile estremamente formale eh, in Francia. Sono indiscutibilmente delle opere d'arte. Ancora oggi, a secoli di distanza, le Notre, il loro progettista, è considerato un genio assoluto del giardino formale. Però affinché noi oggi possiamo ancora godere dell'opera di questo genio assoluto, i giardini di Versailles sono stati distrutti e rifatti più volte perché fossero conformi alla volontà del loro ideatore. Rasi al suolo e ricostruiti perché il progettista non aveva in mente un vecchio giardino con alberi vetusti, cavi e qualcuno morto. No, no, l'aveva in mente in piena efficienza con alberi giovani a segnare perfettamente le geometrie di quel luogo. Ed ecco allora che per poterlo rendere aderente all'idea del progettista è stato demolito e rifatto più volte. E addirittura queste demolizioni in alcuni casi sono state anche immortalate da opere d'arte come dei quadri che in qualche modo testimoniano con orgoglio del rifacimento dei giardini di Versailles. E la sensibilità cambiata impedisce oggi di intervenire in un luogo come questo, abbattere tutto e ricostruirlo, perché in realtà sia per motivi psicologici che per affezione, ma anche per la necessità che abbiamo oggi di mantenere questi luoghi per motivi ambientali e eh, ecologici, questa scelta ahimè non è più attuabile. Facciamo però un passo indietro. Vi ho dipinto le scelte del conte Massari in maniera un po' gretta o brutale, ok? E vi ho detto, lui in fondo cosa faceva? Realizzava un parco e piantava degli alberi per motivi di carattere economico. Non bisogna però mai dimenticare che questi alberi avevano anche un significato che a lui poteva essere più o meno caro, ma era un significato di natura culturale, quindi questo non era semplicemente uno spazio verde, questo era un racconto. Chi lo frequentava erano persone che avevano eh, eh, avuto un'istruzione di elevato livello e quindi potevano cogliere dietro ogni albero il significato culturale e simbolico che rappresentava quell'albero lì. Allora perché il Cedo del Libano era così importante? Beh, era importante innanzitutto, l'abbiamo visto, perché in fondo era una rarità botanica, quindi possederlo significava poter dimostrare una, un, 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 una, uh, uh, un potere economico, ma era anche, certamente per quegli anni, l'albero più iconico di tutto l'Occidente. Era cioè l'albero che era più carico. E più gravato da significati simbolici. Non solo, il cielo del Libano è la prima specie citata in un poema scritto che è l'epopea di Gilgamesh, che risale a 3.000 anni prima di Cristo nella sua versione più aggiornata, probabilmente 5.000 anni nella versione originaria. E in questo poema viene citata, eh, vengono citate le gesta di questo eroe mitologico, che è anche un re. Uh, uh, sumero il quale affronta un viaggio in terre sconosciute verso l'est per raggiungere la dimora degli dei che è questo bosco incantato di cedri del libano e giunto sul luogo uccide il gigante che ne è il guardiano e inizia ad abbattere i cedri del libano e gli dei privati della loro dimora urlano e piangono perché scacciati dal luogo sacro. Ed è una sorta di eh, eh, parricidio, è l'atto fondante di una sorta, di una specie di liberazione dell'uomo dal dominio degli dei. E una volta commessa l'impietà, una volta commesso il sacrilegio, bisogna rimediare, quindi raccoglie il legno e con quel legno costruisce un tempio nel quale... Evocare e adorare gli dèi che ha scacciato dall'elemento naturale. E quindi il tempio, il prototipo di tempio, che ha delle porte e delle colonne che si ergono verso il cielo a simulare una foresta, costruita in cedro del Libano, diventerà l'elemento fondante di come va costruito un tempio nel quale adorare gli dèi. E arriviamo fino al Tempio di Re Salomone il quale sarebbe stato costruito con legno di cedro. D'altro canto il legno di cedro era anche il legno prescelto per l'arca dell'alleanza, ma era anche il legno con il quale il faraone costruiva la sua nave funebre che navigava sul Nilo verso eh, il Mediterraneo. E da quel tempio originario discendono poi evidentemente le, i modelli architettonici delle chiese eh, cristiane e poi ancora delle moschee musulmane, tutte partite da colonne che come tronchi reggono un cielo immaginario a simulare la foresta nella quale si trovavano gli dèi. Ed è il segno del nostro essere mediterranei. Perché questa scelta, questo fondamento, è alla base di una sensibilità diversa che separa noi mediterranei, mettiamoci dentro tutti, dalla sensibilità del mondo germanico e scandinavo, il quale quel parricidio non l'ha mai commesso e continua a vedere nel bosco il luogo sacro, non dove vengono evocati gli dei. Ma dove gli dèi vivono realmente. E questo confronto continuerà nei secoli, ed è qualcosa, vedete, che non ha a che fare con i convincimenti religiosi, è qualcosa di talmente profondo che segna il nostro modo di rapportarci con ciò che abbiamo di fronte. Ed è per questo che vi dico che quando venivano piantati i ceri del Libano, il Conte Massari raccontava a tutti questa storia. E diceva, io sono erede di questa storia, la conosco e voi che visitate questo luogo la condividete con me. Quindi, non siamo solo fratelli in uno status sociale o nel nostro censo, lo siamo anche culturalmente. E qui arriva il dramma, perché noi non siamo più capaci di ascoltare il messaggio simbolico che ci trasmettono gli alberi. E quindi, vedete, ci troviamo in un luogo in cui, a fianco del cedro del Libano, che è carico di tutti i significati identitari che vi ho appena detto, si erge una quercia. E la quercia è sì simbolo di Giove nella tradizione classica romana, ma è anche simbolo di Odino nella tradizione germanica. E quindi un albero... Strettamente legato alla sacralità degli alberi per una visione che è antitetica rispetto a quella eh, latina da cui discendiamo noi. Quindi, in realtà, il saper comprendere come gli alberi ci parlano significa anche saperli ricomporre in un criterio coerente che, in qualche modo, effettivamente continui a parlarci. Qui. Vedete alberi che in qualche modo non dialogano in maniera continua tra di loro. Avete il cielo del Libano che risale al giardino paesaggistico ottocentesco che vi racconta la storia che vi dicevo. Poi abbiamo una quercia del secondo dopoguerra che parla un altro significato, perché è certamente un albero che oggi non avrebbe la stessa tradizione che il Conte avrebbe potuto vedere dentro quell'albero lì. Ma noi, in fondo, cosa ci possiamo vedere? Un bell'albero, o forse un albero che dalle campagne è stato importato qua dentro? Quindi, un elemento sostanzialmente incongruo. E poi, se continuiamo a muovere lo sguardo, vediamo degli elementi tipicamente esotici. Qui siamo negli anni 70, quando tutto quello di cui vi ho parlato è roba vecchia, basta, non ne vogliamo più. Adesso, via, avanti con il consumismo applicato alla costruzione dei giardini e arriva il liquidambar dagli Stati Uniti apprezzato perché d'autunno fa delle belle foglie rosse, fine liquidambar si chiama Liquid liquidambar, non c'è un altro però è un esotismo, è un albero eh, nordamericano che in realtà ha la sua massima fortuna negli anni 70 e 80 perché è un po' una curiosità botanica ma poi perché in qualche modo eh, eh, si ritiene che abbia un peso compositivo particolarmente importante. E poi quella al centro è un'altra curiosità botanica, quella conifera che vedete lì. Quella è una metasequoia gliptostroboide. Esiste tutta esiste tutto una, una comunità di botanici sistematici che in qualche modo si adoperano per fare in maniera che noi non siamo in grado di pronunciare in maniera semplice i nomi scientifici degli alberi e complicano il tutto cambiando i nomi scientifici circa ogni sei mesi, quindi rendendo difficilissimo seguirli. E quello è considerato oggi un fossile vivente perché è un albero che fino alla seconda metà del secolo scorso era considerato estinto, cioè era in qualche modo un albero che si riteneva essere presente solo come testimonianza fossile. C'è un altro albero che viene chiamato fossile vivente, sapete qual è? La Ginkgo Biloba. Ok? La Ginkgo Biloba, che anche lì noi piantiamo perché se andate dal vivaista vi dice è tanto bella perché diventa gialla, gialla, gialla in autunno. Che è un po' come dire mi compro la Lamborghini perché è tanto comoda per andare a fare la spesa. In realtà la Ginkgo è. Forse l'albero con il più profondo valore culturale a livello mondiale. Perché in realtà si chiama fossile vivente perché gli occidentali hanno ritenuto che fosse estinta da milioni di anni e che gli unici esemplari che conoscevamo erano quelli che avevano lasciato l'impronta delle foglie caratteristiche della ginco fatta a ventaglietto impressa nella pietra, nell'arenaria nella quale si era fossilizzata. In realtà in Asia sapevano perfettamente che non era estinta, tant'è che in Cina la allevavano perché è un po' come il contraltare del eh, Cedro del Libano. Era un albero sacro utilizzato per la costruzione di templi, templi buddisti o templi shintoisti, con un valore simbolico profondissimo anche perché era un albero dalle riconosciute proprietà medicamentose e era un albero che in qualche modo. Aveva per esempio per la cultura giapponese un valore tale per cui, nel 600 e nel 700, quando era impedito agli occidentali di mettere piede sul suolo del Giappone, per autorizzare gli scambi commerciali, fu costruita un'isola artificiale chiamata Deishima, che aveva la forma di una foglia di ginkgo, per darvi un'idea del valore eh, simbolico. E fu un certo Kemfer che era un un uh, missionario olandese in realtà presente in Giappone per motivi commerciali al seguito della Compagnia delle Indie olandese, fu proprio lui che con un espediente, riuscendo a carpire la fiducia di alcuni funzionari giapponesi, scese a terra e rubò semi di ginco, portandoli in Europa per la prima volta e beccandosi una condanna a morte e passando il resto dei gio suoi giorni nel terrore che i sicari dell'imperatore lo raggiungessero e eh, eseguissero la sentenza che pesava sulla sua, sua testa per aver sottratto i semi della Ginco. E fu lui che li porta in Olanda dove vengono riprodotti per la prima volta. E dall'Olanda, a carissimo prezzo, furono acquistati e portati in eh, Inghilterra e fu proprio l'inneo quello che ha dato luogo alla nomenclatura binomia scientifica che utilizziamo noi oggi a studiare direttamente i primi esemplari portati da Kempfer pensate quindi l'importanza che ha e il nome fossile vivente che noi tutti oggi utilizziamo sapete chi l'ha coniato? l'ha coniato Charles Darwin che ebbe la fortuna di studiare uno di questi eh, eh, gincori portati da Kempfer e a quel punto era diventato talmente importante avere una aginco che tutti gli orti botanici andavano in cerca di, di eh, finanziamenti e facevano svendite generali per avere i fondi per poterli comprare e poterne esibire uno. E l'orto botanico di Padova, che è uno degli orti più importanti, botanici più importanti del mondo, fece carte false per averlo, ma dovete sapere una cosa: la ginko è una pianta a sessi separati cioè ci sono degli alberi maschio e degli alberi femmina. Per cui per avere una collezione botanica completa voi dovreste avere entrambi, il maschio e la femmina, però vuol dire comprarne due. Allora fecero un, 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 un piccolo come dire, compromesso a Padova, comprarono un grande albero maschio, però chiesero gentilmente di innestare un ramo femmina sull'albero maschio. In maniera da comprarne uno, ma averle entrambi, e ovviamente scelsero l'albero maschio e non l'albero femmina come albero principale perché i frutti della ginco vi sarà forse capitato hanno un odore nauseabondo, soprattutto quando incominciano a decomporsi, e di conseguenza è molto meglio avere un albero maschio che non fruttifica che non uno femmina che vi impedisce sostanzialmente di andare all'ombra per un paio di mesi l'anno. Quindi a Padova. Voi potete ancora ammirare questo ginco meraviglioso che eh, eh, deriva da questo acquisto preziosissimo fatto dall'orto botanico eh, eh, in, in Inghilterra, in Olanda. Scusatemi, e fu nel suo viaggio in Italia che Goethe passò. Il poeta tedesco passò per Padova, andò all'orto botanico, si sedette sotto la ginco e compose una poesia che si chiama Ode alla ginco, prendendo una foglia, appiccicandola al quaderno sotto la poesia e noi ancora oggi ce l'abbiamo. Quindi quando parliamo di un albero o di una specie, non possiamo ridurlo a "eh beh, è molto carino, ha le foglie gialle in autunno, quindi me lo schiaffo dietro casa perché fa tanta allegria". No, è tutt'altro. È un racconto, è la nostra storia e la potenza di questa storia risiede anche in alcune caratteristiche che hanno gli alberi, che in fondo sono quelle che suscitano in noi la massima ammirazione. Perché così interessati e così alla caccia di novità, e in qualche modo così interessati anche a tutto ciò che ci sembra inusuale, non riusciamo a cogliere che gli alberi, apparentemente così comuni, perché li ritroviamo praticamente in ogni luogo abitabile della Terra, siano in fondo l'essere vivente più lontano da noi, essere vivente superiore, più lontano da noi, con il quale noi possiamo avere la possibilità di confrontarci. Innanzitutto, gli alberi sono esseri viventi sedentari ci avete mai pensato io sto parlando di cere del libano che furono piantati a metà del 1800 e sono esattamente nel luogo nel quale un giardiniere per volontà del conte li piantò e finché quell'albero avrà la possibilità di vivere sarà esattamente nello stesso luogo e la sedentarietà legata alla complessità fa degli alberi più che un uh, essere vivente in senso stretto, fa degli alberi un luogo vero e proprio. Cioè sono fissi come un elemento topografico ed è per questo che non fanno parte della storia, la storia gli scorre sotto. Quindi diventano letteralmente delle pietre di inciampo in grado di raccontarci le vicende umane che si sono svolte ai loro piedi. E quindi guerre piuttosto che celebrazioni, piuttosto che gli eventi più strani, catastrofi e cataclismi. Ed è questo che fa degli alberi non solo degli elementi narranti, quindi ci raccontano delle storie, ma anche dei testimoni. E quindi sono alberi che alla fine marcano gli episodi più salienti della storia. Noi siamo in Europa ed è un continente ricchissimo di storia nel bene e nel male, per cui noi abbiamo a disposizione una quantità enorme di alberi che vengono dal passato, ma un passato immemore. Se andate a Rimini, dietro Rimini, a Villa Verucchio, sulle prime colline, andate nel, nel eh, monastero francescano che c'è sulle colline, troverete un cipresso. Quel cipresso è detto cipresso di San Francesco perché la leggenda vuole che sia stato direttamente piantato da San Francesco. Ora noi non sappiamo se San Francesco abbia mai piantato quell'albero, però San Francesco lì c'è stato sicuramente perché era già famoso e in quel luogo fu ricevuto da una piccola comunità di frati che vivevano in una pieve, di fianco a una pieve. Lui stava andando a Venezia per imbarcarsi per il pellegrinaggio nella Terra Santa e i frati che lo ospitarono scrissero molto fieri che lui si era fermato presso la loro piccola comunità. E lì nasce la leggenda perché una sera, tutti attorno al fuoco, avrebbero incominciato ad alimentarlo lanciando dei bastoni o, o dei rami che avevano raccolto nel bosco che circondava questa piccola pieve e anche San Francesco. Cercava di lanciare dei bastoni nel fuoco. Tuttavia, questo ramo di cipresso continuava a rotolare fuori dal falò. E ad un certo punto, San Francesco, spazientito nei limiti della figura sacra, avrebbe preso questo bastone, l'avrebbe piantato in terra, pronunciando una frase diventata famosa: Va bene, se non vuoi bruciare, cresci. E quello, leggenda vuole, sia esattamente il ramo piantato da San Francesco. Vi ripeto, non sa sappiamo se sia vero, però il monastero è stato costruito nel 1400 per contenere il cipresso che la leggenda già allora voleva piantato da San Francesco. Quindi vorrebbe dire che, siccome San Francesco ci è passato nel 1200, quell'albero lì ha più di 800 anni. E 800 anni esattamente nello stesso posto. E quest'idea della. Sedentarietà dell'albero diventa addirittura inconcepibile se la confrontiamo con un'altra caratteristica potenziale degli alberi che è la loro immortalità. Vedete, gli alberi sono costruiti esattamente come il gioco dell'ego. Sono fatti di tanti mattoni, tutti uguali gli uni agli altri, che vengono sommati anno dopo anno. Sapete qual è uno dei mattoni più comuni che certamente anche voi conoscete? Gli anelli di accrescimento annuale si chiamano anelli di accrescimento annuale per il semplice motivo che nelle zone temperate della Terra gli alberi ne producono uno per ogni anno. Ok? Però già qui c'è un piccolo inghippo: nel senso che gli anelli di accrescimento annual annuale altro non solo. Non sono che un elemento di sistema conduttore che serve per mettere in comunicazione la chioma con le radici. Ok? Se io dico che quest'albero ha 140 anni, vuol dire che ha 140 anelli. Ok? Però dove troverò io 140 anelli? Li troverò esattamente alla base, siete d'accordo? Cioè, dove il semino nacque 150 anni fa. Però. Quando raggiunse l'altezza di 3 metri Erano passati 20 anni, siete d'accordo? Quindi lì quanti anelli avrò? 130 E poi se vado ancora più su, 120 E poi 110, 100 Fino ad arrivare all'estremo In cui avrò un solo anello Che è quello che circonda la crescita dell'anno scorso Siete d'accordo? Quindi dire che un albero ha 150 anni È una convenzione per dire che la parte più vecchia di quell'albero ha 150 anni, ma l'addizione corretta sarebbe dire che quell'albero ha tutte le età, comprese tra 150 e 1, a seconda delle parti in cui voi guardate. Quindi un albero non ha un'età anagrafica. E già questo è qualcosa che spinge alla riflessione, ma c'è ancora un passo ulteriore che possiamo fare. Gli anelli di accrescimento sono degli anelli di sistema conduttore, quindi in ultima analisi servono per mettere in comunicazione la chioma con eh, eh, l'apparato radicale e viceversa. Però fare un anello ogni anno è sì una grande opportunità. È quella che ci restituisce un aumento diametrico dell'albero, che poi ci dà dei tronchi di proporzioni enormi. Però è anche una condanna, nel senso che l'albero non può mica scegliere che per quest'anno ne abbiamo abbastanza, non lo facciamo. No, perché arriverà comunque un anello. E qui si pone un altro problema: se l'albero può vivere per centinaia e centinaia di anni, vorrebbe dire che finirebbe per avere una quantità di anelli assolutamente sproporzionata per le funzioni biologiche che gli servono. Cipresso di San Francesco, 800 anelli, non sa cosa farsene. A un cipresso per mettere in comunicazione la chioma con le radici gliene bastano una dozzina. Però al dodicesimo anno arriverà il tredicesimo anello. Allora gli alberi hanno fatto una pensata meravigliosa. Spengono l'anello più vecchio, lo lasciano morire se preferite e lo sostituiscono con quello nuovo. Il che vuol dire che quel cipresso di San Francesco raggiunto il dodicesimo anno di età, incominciò ad avere al suo interno degli anelli morti e li sostituiva all'esterno. Per chi si occupa di anatomia degli alberi questa distinzione è tra il duramen, la parte morta che è all'interno dell'albero, e l'alburno, che è questa fascia, questo anello di cellule viventi esterno che circonda la parte morta e se volete storica dell'albero. Però questo significa anche che se io vado a fare un'analisi istologica, una biopsia delle cellule dell'albero e vado sul cipresso di San Francesco che ha 800 anni, la cellula vivente più vecchia che trovo avrà 12 anni, siete d'accordo? Il che vuol dire che un albero ha 800 anni anagrafici, a seconda della parte in cui guardate, ma avrà 12 anni per tutta la vita. Il che significa banalmente che gli alberi non invecchiano nel senso comune che noi attribuiamo a questa parola. Hanno la forma di un albero vecchio, ma sono sempre biologicamente giovani. Il che vuol dire potenzialmente fine vita mai. Quindi l'albero è un essere vivente che vive in un luogo che è sempre quello, per una vita talmente lunga che è potenzialmente infinita. È qualcosa che sfugge alla nostra capacità di comprensione. Però vuol dire anche che l'albero è un accumulo di legno morto, siete d'accordo? 800 anni vuol dire che 700 e rotti anelli sono di legno morto. E qui c'è l'altro principio della biologia degli alberi. Allora, facciamo un passo indietro, adesso lezione di biologia. Cosa serve per fare un albero? Serve energia, prima di tutto. L'energia per un albero non è un problema, perché l'albero si nutre letteralmente di luce. Okay? Fa la fotosintesi. Quindi ha la grande, invidiabile capacità di trasformare energia inorganica inorganica ubiquitariamente presente nel nostro universo, la luce, in energia organica. Che è una cosa che noi fa abbastanza comodo perché dipendiamo dall'energia organica. Ok? Però per lui non è un problema perché apparentemente il sole sorge tutti i giorni a est. Tramonta tutti i giorni a ovest, apparentemente, quindi è l'energia che va a cercare l'albero, non è lui che deve andare a cercare l'energia. Quindi, problema del fabbisogno energetico archiviato. Poi, a un albero serve un altro ingrediente fondamentale che è l'acqua. È per quello che, per gli alberi, è così drammatico il cambiamento climatico. Perché gli alberi non ragionano in termini di meteo: vabbè, cosa farà domani, cosa farà la prossima settimana? Ragionano in termini di medie climatiche perché lì loro sul lungo periodo possono trovare la costanza. Più o meno a Ferrara dovrebbe piovere quella quantità di millimetri ogni anno ed è esattamente quello che serve all'albero per vivere. Quindi fatto salvo i cambiamenti climatici che fanno morire gli alberi, anche l'acqua che si misura sulle medie climatiche di lungo periodo non è un problema per l'albero. Abbiamo però un terzo ingrediente che rappresenta un problema. È che è la sostanza organica e gli elementi minerali che l'albero deve assorbire dal suolo. Perché è un problema? Perché l'albero è sedentario. Allora immaginate che voi affondate le radici nel suolo per secoli e secoli, e ogni ciclo vegetativo assorbite sostanze dal suolo e le montate in voi stessi. Le sequestrate. E poi il prossimo anno di nuovo, e poi il prossimo anno di nuovo, e poi ancora, 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 per migliaia di anni arriverete a esaurire la fertilità del suolo. E quindi letteralmente se siete sedentari morirete di fame. Ed ecco allora che gli alberi hanno bisogno di riciclare se stessi. Quell'albero là che di anni ne ha 150 è completamente cavo, perché tutto il legno morto è stato degradato da dei funghi agenti di carie e è stato offerto al riciclo e al riassorbimento. Gli alberi smontano continuamente delle parti e le rimontano in quello che gli serve nel prossimo anno. Ecco allora che le foglie che cadono in autunno servono per alimentare la produzione delle foglie della primavera successiva. I rami che cadono nei decenni servono per alimentare la costruzione dei rami dei decenni che verranno. E i tronchi scavati servono per alimentare la produzione di legno dei prossimi secoli. E questo significa che gli alberi non sono più nemmeno degli esseri viventi sedentari, sono delle comunità di viventi, nei quali, oltre all'albero, il vegetale che noi conosciamo, c'è una quantità spaventosa di altre creature, centinaia... Che contribuiscono a questo gioco di riciclo ci sono i funghi agenti di carie che eh, alterano il legno e poi ci sono eh, altre piante ci sono eh, dei muschi ci sono dei licheni ci sono eh, eh, piante superiori una quantità enorme di insetti e poi rettili e poi artropodi e poi anfibi e poi è un mondo è un mondo oggi per spiegare questo mondo gli alberi non vengono più considerati degli individui, vengono considerati delle eh, eh, collettività, in qualche modo vengono considerate delle comunità di viventi o addirittura se volete delle colonie. E quando pensiamo a un albero dovremmo pensare più che a un essere vivente o alla piantina che teniamo in vaso, dovremmo pensare a qualcosa di talmente complesso come la barriera corallina, avete presente? La barriera corallina è costituita dai polipi del corallo che costruiscono queste strutture eh, eh, di, di calcare per poter sfruttare al meglio l'ambiente, ma diventano anche il pretesto per la vita di una quantità enorme di altre creature che trovano nutrimento, riparo, esattamente in quel luogo che è sedentario, proprio come un albero. Quindi i, i, gli alberi sono le barriere, coralline, le barriere coralline dei nostri parchi e dei nostri giardini. Ed è per questo che sono così importanti e di fatto irrinunciabili. E ogni volta che noi perdiamo un albero, letteralmente distruggiamo un mondo, biologicamente e culturalmente, perché quel mondo di fatto non è ricostruibile e rimpiazzabile, in quanto dotato di una sua individualità. E quell'individualità ha la massima espressione quando ci troviamo in un luogo come questo. Ok, avete delle domande o ci spostiamo da un'altra parte? Tutto chiaro? Sono favorevolmente impressionato. Bene. Andiamo là. questa è una metasequoia gliptostroboide non gli hanno trovato un nome comune o cipresso della Cina però è proprio una in qualche modo una una, forza, una forzatura questa si chiama correuteria paniculata è tanto per è è, è... È una, è una forte barriera perché in molti casi gli aree hanno dei nomi comuni, quindi c'è cosa del Libano, Parnia oppure Roverella, eccetera, quindi sono facilmente identificabili. Però in realtà è un vocabolario che noi siamo in grado di padroneggiare il fatto di una quindicina di specie: il Pini, il Latano, il Pochi, senza entrare tra l'altro nel dettaglio di che specie esattamente sia. Quindi ci, ci concentriamo sul genere, genere populus e genere. Però molti alberi non hanno un loro equivalente comune perché sono esotici, perché non sono arrivati qua, quindi nessuno ha mai pensato di dargli un nome e, e di conseguenza questo. Però è una forma di analfabetismo, letteralmente, sì. perché in realtà vuol dire non essere in grado di riconoscere il mondo che ci circonda. Quindi noi siamo diventati molto abili nel riconoscere gli elementi della città, del costruito. O i modelli delle auto, per dirne una. Che non sono solo auto, ognuno siamo in grado di collocarla. Addirittura di dire che anno risale quel modello, eccetera. Proprio sono forme varie di perversione. Ma non abbiamo più la capacità di distinguere ciò che ci circonda nel mondo naturale. E questo è un paradosso, perché in realtà se noi ci trovassimo eh, improvvisamente in un bosco non sopravviveremmo per più di una notte. Sì, perché in realtà non saremmo in grado di, e questo è un ottimo esempio, non saremmo in grado di vedere ciò che ci circonda con gli occhi dei nostri antenati, che in realtà avrebbero visto un mondo di risorse attorno a loro, non un luogo stile. Quindi noi oggi, incredibilmente, se ci smaterializzassimo e ci trovassimo a New York, saremmo a disagio, ma ne verremmo fuori perché, bene o male, i principi generali di gestione della città. Ma se ci smaterializziamo e ricompariamo nella foresta boreale, eh, ma un posto dove campiamo ancora meno, nella foresta boreale siberiana, mm -hmm. ah, non arriviamo a mattina. E un nostro antenato di 10.000 anni fa ma si sarebbe fatto stirare al primo in incrocio a New York e quindi bisogna fare una riflessione quindi c'è veramente una forma di... Sì, ma parlava di Sì, sì. questo è un tasso. Ah, e qual era? Metà sequa come? L'altro nome che non ve lo ricordo più, non so Dopo ve li riassumo tutto. Eh, se no, lo ho preso. no, soprattutto scritti. Se i ragazzi si mettono qui, sì, casomai. Ah, sì, glitostroboides. Glipto, 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 con l'Y gliostroboides. Ah, okay, sì, e e chiedo scusa nome? per i sistematici. Ma non vi dico coi funghi, Attenzione, perché con i funghi cambiano, cambiano nome ogni mia, mese litigando. Quindi, allora. esatto. Eh, ma ci sono persone che hanno delle malinconie, come i chimici organici, eh, eh, sì, c'è sì, sì, una nomenclatura che ogni sì, volta. Sì, è una cosa che non Ma perché io dico ragazzi avevano delle malinconie nuove? Io ho avuto sì, sì, dei disagi, dei disagi ragazzi di qua, di qua sempre in adverso ci sono le radici quindi per favore dove passiamo? se la fate passate da quella parte perché qui è un po' in vi ho portato in questo piacevole boschetto all'ombra di un gruppo di tassi perché questi tassi eh, hanno Molteplici elementi di interesse. Innanzitutto partiamo seguendo il percorso logico eh, della chiacchierata che abbiamo fatto prima. Torniamo al parco eh, del Conte Massari. Vi ho già detto cosa penso del Conte, che fosse una persona che realizzava le cose un po' per necessità, ma forse non aveva una grandissima sensibilità artistica compositiva né tantomeno una particolare propensione alla spesa. Penso io al che quando si trovò nella circostanza di dover trasformare quello che rimaneva del vecchio parco Bevilacqua quello formale in un parco paesaggistico, si chiese cos'è che posso riciclare del parco precedente che mi permetterebbe qualche risparmio. E uno degli elementi che lui riciclò sono questi tassi. Quindi, qui ci troviamo nella parte più antica del giardino. O del parco, se voi preferite, perché questi alberi sono del 1700 e fanno parte del giardino formale perché in realtà erano parte di un gruppo di quattro: uno, due, tre e un altro che era lì, che non c'è più. Un altro gruppo di quattro lo trovate là e altri due gruppi di tassi della stessa età li trovate dall'altra parte. E in realtà inquadravano un piede d'oca, quindi una. Eh, percorso a 45 gradi che dal volto d'onore del palazzo attraversava tutto il parco ricongiungendosi con l'accesso da Viale Ercole d'Este e si combinava con delle altre linee ortogonali in maniera da creare la partitura di questo luogo. Sicuramente non erano così erano tenuti in forma topiata perché ai bevilacqua certamente piaceva avere delle forme geometriche ben definite quindi venivano potati ogni anno affinché avessero delle forme geometriche regolari ad esempio delle sfere o delle piramidi poi ovviamente quando il conte si trovò nella condizione di trasformare questo luogo in un parco paesaggistico allora smise di potarli e noi oggi possiamo ammirare degli alberi che hanno riacquisito, dopo tanti anni di vita da siepe, una dignità arborea a tutti gli effetti. L'altro elemento importante è l'elemento dimensionale. È rarissimo trovare dei tassi di queste dimensioni. Il tasso è l'unica conifera che voi potete trovare spontanea nei boschi di pianura come per esempio la pianura padana in realtà non ce la trovate perché i boschi della pianura padana naturali non esistono più quindi è una presenza potenziale però è una presenza che ritroviamo all'interno dei parchi e vi assicuro che trovare dei tassi di questa dimensione è estremamente raro tant'è che questi in particolare sono tutelati dalla regione Emilia Romagna e verranno inseriti anche nelle liste degli alberi tutelati dallo Stato italiano per le loro dimensioni e per il valore testimoniale, perché rimandano a degli alberi riciclati all'interno di un parco e quindi anche il riciclo fa parte della storia di questo luogo. Poi c'è il valore simbolico e anche qua non è casuale che questi gruppi di tassi fossero messi ai lati di uno degli elementi viari principali all'interno del parco che collegava il palazzo e quindi Corso Biagio Rossetti con Ercole d'Este. Perché in realtà anche se noi associamo l'idea del tasso alla morte, l'avrete sentito dire mille volte, è l'albero della morte, in realtà nella visione classica greco-romana era un albero di buon augurio, in quanto tradizione voleva che il percorso che collegava il mondo dei vivi al mondo dei morti fosse accompagnato da due viali di tasso, che in qualche modo erano la dimostrazione di un augurio di buona percorrenza. E l'inizio e la fine di questo eh, viale di tassi che collegava il mondo dei vivi al mondo dei morti era adornato da una coppia, da entrambi i lati, da una coppia di cipressi che nella tradizione classica rappresentavano il benvenuto, quindi buon viaggio e benvenuto, quindi in qualche modo un elemento benaugurante e quindi metterli attorno a un percorso non richiamava mica l'idea della morte o del cimitero. Che è il motivo per cui noi li ritroviamo ancora oggi nella tradizione funeraria. Ma con una visione che non è più quella visione positiva, ma una visione legata all'ineluttabilità della morte e al non ritorno dalla morte, che è tipico della cultura cristiana. C'è il mondo di là da cui si torna con la resurrezione. Ciao e fichi finita lì. Quindi l'idea è della morte come atto definitivo. Sicuramente. Non ha contribuito alla nomea del tasso il fatto che è un albero totalmente velenoso. Ogni sua parte contiene un alcaloide mortale, per cui sconsiglio di mangiarlo. L'unica parte che è priva di questa sostanza è la polpa del falso, falso frutto: è una conifera, quindi non fa frutti come noi li conosciamo, con una parte esterna che è la polpa però la parte esterna del seme si è trasformata simulando un frutto e eh, il frutto del tasso è una specie di bacca rossa la cui parte esterna può essere mangiata ed ha anche un sapore molto gradevole però occhio a non mandare giù il seme perché se no ci rimettete le penne. Perché il, il tasso ha fatto questa scelta di non avere la sostanza benefica all'interno della polpa? Per il semplice motivo che usa gli uccelli per la propagazione dei semi quindi gli uccelli cosa fanno? si mangiano il frutto non hanno gli enzimi che permettono di digerire il seme quindi quando fanno i loro bisogni sono delle seminatrici naturali perfette se lo mangiate voi però ahimè voi avete l'enzima che permette di digerire il seme quindi liberate le sostanze tossiche e quindi ciao Assaggiatelo ma sputate, abbiate cura di sputare il seme. Ogni altra parte dell'albero è velenosa e questo sicuramente non ha contribuito alla, alla sua buona nomea. In realtà però qui abbiamo anche un uso storico importantissimo perché quasi nessuno sa eh, per cos'è che erano veramente importanti i tassi erano importanti per una cosa che oggi è marginale, cioè la costruzione di archi, archi per la caccia. Eh, sapete, eh, sicuramente avete sentito tutti del ritrovamento di Ezzi, la mummia del Similaun, questo cacciatore neolitico che è morto cercando di svalicare le Alpi e che, essendo congelato, rimasto congelato, è stato ritrovato con tutto il suo corredo. Di attrezzi e tutto quello che aveva attorno e lui aveva un arco lungo di tasso, quindi aveva un arco che era lungo un metro e settanta, che era pronto per essere innastato con i tendini di animale per creare la corda e aveva già le frecce con sé che avrebbe potuto utilizzare per la caccia. Lui lo portava con sé smontato, per cui aveva l'aspetto di un bastone. E questo perché l'elasticità del tasso consente di avere una potenza di lancio enorme. E addirittura avevano scoperto i nostri progenitori che se voi mettevate due lamelle di frassino ai due lati della parte centrale del, del, dell'elemento principale in tasso, non solo davate potenza, ma riuscivate a stabilizzare il lancio, conferendo precisione. E quindi l'arco lungo era un'arma micidiale che consentiva con un'elevatissima precisione di centrare un bersaglio anche molto lontano. La cosa curiosa è che questa ricchezza tecnologica legata a, al, 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 al tasso è stata dimenticata. Perché noi per secoli siamo stati convinti che l'arco lungo di Tasso sia stato reinventato alla fine del Medioevo? Perché in realtà i Romani non lo usavano, i Greci non lo usavano, i popoli semiti non lo usavano. Quindi noi pensavamo che quella tecnologia fosse un'invenzione relativamente recente, e invece ce l'avevano i nostri progenitori. E quando incominciò a essere usato nelle guerre della fine del Medioevo e poi più avanti del Rinascimento, era un'arma fondamentale con la quale si vincevano le guerre. Ad esempio, nelle guerre che hanno sconvolto l'Europa tra inglesi e francesi, c'erano dei reparti specializzati di inglesi che usavano l'arco lungo di tasso che aveva lo scopo di colpire le truppe nemiche prima che le truppe nemiche si potessero avvicinare in maniera sufficiente per poter eh, uh, offendere gli inglesi, perché i francesi usavano un'invenzione moderna, quella sì, da lancio, che era la balestra, che era molto potente e permetteva di sfondare le corazze, ma aveva una breve gittata. E quindi doveva essere utilizzata da una distanza ravvicinata e quindi venivano colpiti da lontano prima di poter essere a distanza utile. E c'è un segno di scherno ancora oggi molto utilizzato in Inghilterra, che è l'equivalente dei nostri gesti più, più comuni, che è questo. Esattamente. Perché quando i francesi catturavano un arciere... Eh, inglese la prima cosa che facevano era tagliargli le due dita l'indice e, 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 e il medio della mano destra e poi non sapendo se fosse mancino facciamo anche quello della sinistra così già che ce l'abbiamo e poi li liberavano in segno di scherno e quindi è rimasto nella tradizione di oggi questo passato che è legato sostanzialmente al tasso e il tasso era un albero di estrema importanza economica, perché in quegli anni, ovviamente, Francia e Inghilterra erano state spogliate di tutti i loro tassi per farne armi o legno da opera, per cui i commercianti di legname venivano in Italia per spogliare i boschi dei tassi per portarli là, per creare, oltre agli archi, anche degli strumenti di precisione. E capita di frequentare i boschi, per esempio se andate in Trentino o se andate in anche in Appennino, in cui immaginate la vita nel Medioevo in questi luoghi, in cui qualunque cosa che avesse valore serviva forse per arrivare alla fine del mese, quindi sarebbe stata utilizzata, in cui trovate ancora degli enormi tassi nei boschi che non sono stati abbattuti. E noi non sappiamo perché, ma sicuramente dovevano essere degli alberi in qualche modo sacri che avevano un valore che noi oggi abbiamo dimenticato. Ma la loro importanza culturale, identitaria, era tale per cui non c'era moneta per comprarli. E quindi ancora oggi noi li vediamo, non sappiamo perché i nostri antenati li hanno mantenuti, però mantenerli è una forma di rispetto anche nei loro confronti. Ed ecco allora che in questo luogo noi dobbiamo immaginarci che chi passeggiava, gli ospiti del Conte che passeggiavano in questo luogo, erano in grado di riconoscere senza dubbio l'importanza culturale di questi alberi. Quindi era veramente una sorta di codice eh, culturale di condivisione tra, tra simili. E. Questi alberi, se voi guardate l'altro lato dopo, forse l'avete osservato, c'è una grande quantità di legno morto. Potremmo dire che è più morto che vivo. È coperto di funghi, è coperto di muschi, ha i fori di picchio. Quindi, quest'albero è una comunità. E quindi, mantenerlo è un dovere di rispetto, ma anche raccontarlo è un dovere di rispetto. Bene, se siete d'accordo, farei un'altra tappa presso le querce che ci sono verso l'uscita di... Sì, sì. La palma invece, che ce n'è una lì davanti, dovremmo... La palmettina, quella lì è una Trachicarpus fortunei, l'unica palma che vive nelle nostre latitudini e è stata importata non tanto per il valore simbolico delle palme, quanto piuttosto come elemento decorativo molto caro allo stile Liberty. Quindi compare ai primi del Novecento. Oh, sì, sì, C'è cioè un po' una celebrazione della colonizzazione. Sì, sì, sì. sì, sì. sì. Ma il motivo è un po' quello. Poi è molto utilizzato anche come elemento decorativo nella carta da parati, nei gioielli in quegli anni, come ex libris. Quindi diventa un elemento... Poi l'abbiamo importata e siccome si riproduce molto facilmente da sola, adesso il mondo è, è pieno. pieno. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. sì, sì viene... Una volta gli inverni rigidi facevano fuori quelle che erano esposte in malo modo, adesso ormai campa tutto. Campa tutto. Bene? Transumiamo? Transumiamo. come associazione, più, non so, anche delle, delle gite nei boschi per conoscere i boschi blu. Io sono Qua. guida ah. naturalistica del CAI, ah, okay, culturale allora. naturalistica, mi faccio spesso di... Okay, che perché, sì. perché per esempio a fine mese abbiamo un'uscita in Val Noana, non so è. che è una valle laterale del Primiero, quindi andando verso San Martino di Castrozza, a di Primiero. È sì. una valle laterale con dei boschi terre eh sì. di abete bianco con un tasso risparmiato dalle, dalle asce, quegli ah. alberi che sicuramente furono risparmiati per motivi culturali di cui ignoriamo però la, la, la ragione, cioè noi non sappiamo perché furono risparmiati, hanno un nome spe specifico, sono le cosiddette sentinelle, cioè vegliano su una memoria scomparsa. Mm. E nei boschi sono molto frequenti perché si trovano questi alberi che, per collocazione, vengono immediatamente identificati come alberi che furono risparmiati. Ma noi non sappiamo più perché non c'è più nessuno vivente che lo possa testimoniare. Noi mh, non sappiamo perché, ma sicuramente era un elemento, un motivo molto forte. L'Appennino è ricchissimo, purtroppo le Alpi. l'Apennino è molto interessante perché poi è vecchio. No? Sì, è vecchio. sì, sì, sì. sì. Beh, ma perché nell'Appennino poi non c'è mai stato uno sfruttamento sistematico così intenso, per cui molte, molte sentinelle sono rimaste. Nelle Alpi, francamente, nel secondo dopoguerra... Eh, Un'altra storia del territorio che ha segnato profondamente eh, quello che... questa, questa è una Ginco questo è una Ginko sempre degli anni. Questo qua, è, se ricordo bene, un maschio, che allora, che allora era un terno allotto, perché ovviamente il 50% era maschio, e il 50% era femmine, però quando si piantava il seme, come si faceva a sapere? Oggi vengono riprodotti eh, in maniera assessuata per cui vengono riprodotti solo maschi. Ma fino agli anni 70 il 50% erano femmine e in alcuni luoghi è veramente inficiante vivere sì. vicino perché tipo un albero così femmina produce quintali di semi che poi come arrivano a sono insopportabili poi finché uno è in un ambiente aperto aiuta. Sì, sì, sì dove c'è il, il muro e che e diventa indicibile quando addirittura anche poi è la scivoloso bar, anche il topo a è tutto pieno di foglie gialle guarda, perché poi cadono tutte insieme prima diventano bello perché diventa tutto giallo tutto oro, sì, sì, la prima, il primo freddo notturno viene giù tutto e viene giù tutto e viene ma io ricordo bene che avevano il GABA, Gaba. io lo faccio sì, sì. sì, per il bambino è, è quello che dà quello che è insopportabile eh, 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 l'acido la, 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 si produce durante la decomposizione, quindi il seme fresco è commestibile. Tant'è che nella, ah, i, okay. i cinesi, i vietnamiti lo consumano come frutto. però quando diventa sovramaturo sì, sì, incomincia sì, sì. a sviluppare questa, e diventa sì, infatti, insopportabile. Perché poi è anche difficile allontanarli perché sono deliquescenti. Quindi se anche si prova a raccoglierli. Poi ci si accoppa perché diventa scivolosa. Per cui uno fa il classico avvitamento. No, no, infatti, lì il marciapiede diventa un pochino. Poi basta no, anche un po' di pioggia. Eh, ma è quella disabitudine? Cioè il fatto che noi cogliamo come disagio gli elementi del mondo naturale e non gli elementi. Per esempio, prima eravamo seduti e avevamo il cantiere dietro con i rumori e l'odore. Era sicuramente disagevole, ma tutti lo sopportavano. Se avesse iniziato a piovere, nessuno sarebbe rimasto per due gocce. Quindi, e non è che il disagio sia minore, è semplicemente una taratura diversa. Siamo abituati a un mondo condizionato e riscaldato, protetto dalla pioggia, quindi, non siamo più in grado di. Allora, per esempio, eh, ero, ero a Brema un paio d'anni fa. E in una giornata piovosissima stavo visitando, ci mettiamo qui così, stavo visitando un parco e a un certo punto sono arrivate due scolaresche di bimbi delle elementari con il loro impermeabilino e gli stivalini e il cappuccio senza ombrello e stavano facendo una guida allora mi sono avvicinato alle maestre tra l'altro in un silenzio religioso che mi commuoveva per la... <ride> educazione e le, le maestre hanno detto siamo uscite apposta oggi perché è la giornata di educazione alla pioggia quindi eh, era una giornata in cui dovevamo fare la visita al parco in Italia, e va bene. Comunque non facciamo. Comunque in ogni e, caso, però eh, ha detto c'è la pioggia perché così mettiamo insieme due giornate, perché facciamo l'educazione alla pioggia e l'educazione al parco. Va bene. Mi piace questa l'educazione, bella questa. È vero, l'educazione alla pioggia che poi scopri perché come sembra un disastro, è vero. Scopri che non anche... ti sciogli e quindi Sì. Ultima tappa siamo alla conclusione, o all'inizio come preferite, del percorso che aveva all'estremo opposto i tassi che avete visto dall'altra parte. Quindi, queste tre che rimangono sono i residui di un gruppo di quattro, un'altra era dall'altra parte del percorso, che inquadravano il punto d'arrivo di quel sentiero che andava a ricongiungersi con l'uscita eh, su Ercole d'Este. Quindi sì sì, sì, sì. quindi questa e poi ce n'era un'altra là che adesso è murata. Ce n'erano due che andavano a inquadrare dei piedi d'occa che attraversavano eh, il parco. E questo è il punto d'arrivo. Quindi anche questi alberi che stiamo guardando sono alberi antecedenti al giardino del Conte Massari. Quindi stiamo guardando alberi bevilacqua, sono alberi del Settecento. Questo è di dimensioni tali per cui non ci sono particolari dubbi, mentre gli altri hanno delle dimensioni leggermente più contenute, tuttavia sono coetanei, ok? Quindi fanno parte di quel punto di arrivo. E se là in qualche modo eravamo nel mondo della classicità greco-romana, il tasso che vi ho già raccontato prima, Qui in qualche modo, forse anche per una suggestione che non sapremo mai, ma forse c'era, siccome stiamo guardando verso nord, abbiamo delle suggestioni di origine germanica. Ed in effetti la quercia, già ne parlavamo quando accennavo al cedro prima, è un albero caro alla cultura germanica, in quanto albero associato a, ehm, a Odino. Ed ha nella cultura germanica un albero ancora più importante che è la rappresentazione stessa dell'universo che è il frassino maggiore, il cosiddetto Yggdrasil che è l'albero che in qualche modo simbolicamente mette in comunicazione il mondo degli dei con la chioma, con il mondo degli inferi, l'apparato radicale, per tramite del tronco che rappresenta il mondo degli uomini. E quindi è qualcosa che trascende la natura umana e trascende persino l'importanza della quercia. La quercia, tuttavia, messa in questa posizione, era nel Settecento un chiaro tributo alla cultura germanica. Ce n'è un altro che poi dopo vi farò, eh, vi farò notare. E badate che questa suddivisione, questo modo di vedere la quercia così diverso è talmente profondo e caratterizzante che da lì deriva addirittura la storia del nostro percepire eh, gli alberi. C'è un episodio eh, molto famoso che riguarda la storia romana, che è la sconfitta di un uh, console romano, Varo. Nelle foreste della Germania per, per mano di una coalizione di truppe che noi oggi definiremo, di tribù che noi oggi definiremmo eh, barbare, che erano eh, comandate da un certo Arminius. E vi racconto molto brevemente questa storia che è avvenuta in un luogo che si chiamava Teutoburgo. Siamo negli anni attorno alla nascita di Cristo e eh, le truppe romane sono arrivate a stabilire i confini dell'impero sul fiume Reno. Tuttavia ogni estate i romani passano il fiume Reno e occupano la zona che è tra il fiume Reno e il fiume Elba, sostanzialmente per riscuotere tributi e per commerciare. E per farlo in sicurezza si portano dietro delle legioni e si portano dietro tutti i commercianti, le famiglie delle legioni e tutti coloro che servono al sostentamento di questa mole enorme di eh, persone. E anche in quell'anno, al comando del console Varo, per tutta l'estate, tre legioni romane più tutto il personale associato, stiamo parlando probabilmente di circa 50.000 persone, non lo sapremo mai. Per tutta l'estate è stato tra il Regno e l'Elba e si sta preparando per tornare indietro al di qua del Reno, quindi ai confini eh, invernali. Okay? Però la stagione è particolarmente inclemente, l'autunno è arrivato molto presto, precocemente, peraltro i romani si sono attardati più del necessario, e adesso c'è una grande fretta di ritornare prima che le strade, i percorsi diventino impraticabili. E il console eh, Varo raccoglie il consiglio dei suoi militari per stabilire la strategia di ritorno. E ovviamente c'è tra i convocati il generale delle sue truppe che si chiama Arminius. Ma Arminius non è romano. Arminius è un cherusco, quindi è un barbaro, è un germano. E secondo la tradizione dell'epoca è stato dato in ostaggio ai romani per garantire il rispetto degli accordi di pace. Quindi da ragazzino fu mandato a Roma come pegno del mantenimento della pace. Se voi vi, vi ribellate, noi facciamo fuori un principe vostro, cioè Arminius, una, una figura di alto rango. Tuttavia, questi ostaggi di elevato rango venivano tenuti molto bene a Roma, venivano. Eh, trattati con onori e potevano partecipare alla formazione spesso militare del personale romano tant'è che Arminius e eh, aveva fatto quella che oggi chiameremo l'accademia militare aveva salito i gradi era diventato generale del al comando delle truppe di varo in Germania Perché? perché era un germano e quindi chi meglio di lui poteva interpretare il mondo con il quale si doveva confrontare tuttavia Arminio Covava un desiderio, che era quello di riunificare le tribù germaniche e riconquistare i territori che lui riteneva fossero stati usurpati dai romani. Quindi noi oggi lo chiameremmo un traditore. E in quella riunione, di cui non sapremo mai i dettagli, lui ordisce la trappola. Dice Avaro, stai tranquillo, io conosco una scorciatoia. Ti porterò io rapidamente di là dall'Elba, di là dal Reno, senza fare la solita strada che ti allontana dalle foreste e dalle paludi. Ci passeremo direttamente in mezzo e siccome io sono un germano, io garantirò che noi passeremo indenni quel luogo così ostile. Evaro si lascia convincere dal suo generale. Non c'è niente di strano. L'esercito romano era pieno di stranieri che combattevano per i romani, quindi sembra una buona idea e l'esercito romano si avvia. Però il percorso non è una bella strada consolare romana o fatta per le legioni, in cui le legioni si possano muovere in formazione, pronte a mettere in atto tutte le manovre per cui sono maestre che le hanno portate a conquistare tutto il bacino de, de, del Mediterraneo e a sgominare i germani devono muoversi in una lunghissima fila indiana che si snoda per chilometri. E poi immaginate le famiglie, e poi immaginate i carri, e poi immaginate chilometri e chilometri sotto la pioggia, in mezzo alle paludi e in mezzo ad una foresta di querce. Perché i germani hanno la quercia sacra e i boschi sono sacri. I romani no. Quindi per loro, psicologicamente, prima ancora che praticamente, quel luogo è un luogo ostile. Ed è lì che scatta la trappola e vengono attaccati e sono in campo nemico. Potremmo dire letteralmente che le Querce combattono a favore dei germani. Tutto depone a favore dei germani e tutti, tutti i romani verranno massacrati nella foresta di Teutoburgo tutti e soprattutto le insegne delle tre legioni distrutte verranno portate via dai germani come bottino di guerra e le tre legioni non verranno mai più ricostruite per l'onta subita ok quindi eh, eh, Shakespeare fa urlare ad Augusto ridammi Arminio ridammi indietro le mie legioni e i romani però sono molto pragmatici, vi porto ancora alla storia, quindi la quercia come elemento psicologico è veramente un dio per i germani, i germani stanno combattendo a casa, in casa loro, in un luogo sacro, i romani sono fuori luogo, non possono nemmeno manovrare e non possono nemmeno comprendere il luogo nel quale si trovino. Passano 15 anni mi pare e a Roma non si dimenticano e viene organizzata la spedizione punitiva che è la più grande spedizione militare che sia mai stata organizzata in Germania. Una flotta navale specializzata risale il Reno, mentre due legioni convergono a Tenaglia, al di là del Reno, sull'Elba, e incominciano a mettere a ferro e fuoco eh, tutti i territori che erano stati strappati eh, dai germani. Ma c'è una cosa particolare che ci dice come fosse importante la quercia. A comandare la spedizione punitiva c'è un generale che si chiama Germanico. Germanico come arriva? Raggiunge, raggiunge la foresta di Teutoburgo, si spoglia delle vesti consolari, dei simboli del potere e inizia a dare sepoltura ai corpi dei legionari. Quindi fa armare di asce tutti i suoi legionari e incomincia a battere la foresta. Abbatte tutte le querce che ci sono. Poi cattura dei germani e li libera con un messaggio. Li manda dai loro capi a dire sono tornato per vendicare e sto uccidendo tutti i vostri dei. Dove sono adesso i vostri dei? Perché non mi fermano? Quindi in qualche modo ribalta la situazione e crea un ambiente favorevole alla psicologia romana, che è del controllo dell'elemento naturale, non del confronto paritetico con l'elemento naturale. E questo, questa distinzione è talmente forte che ancora oggi noi non siamo riusciti a liberarcene. Se voi andate in Germania e andate nelle piazze... Vedrete delle statue di un cavaliere, di un cavaliere, di un fante con lo scudo e la spada alzata, che non è Alberto da Giussano della Lega, ma è Arminius, è Arminio, che per la cultura germanica è un eroe, colui che tenta di unificare i popoli di lingua germanica. Ed è molto più noto con un nome che è germanizzato, anzi era latinizzato Arminius, perché il suo nome vero era Herman, che in latino era diventato Arminius. E lui, che ai loro occhi è un eroe, agli occhi nostri, degli eredi della cultura mediterranea, sarà per sempre un traditore. E credete questa distinzione è ancora la distinzione... Che separa culturalmente il modo che ha un italiano di vedere un bosco, di vedere una foresta, e il modo che ha un tedesco di vedere la foresta? Parliamo la stessa lingua, vestiamo gli stessi abiti, mangiamo, beh, non proprio le stesse cose, grazie a Dio, beviamo meglio e tuttavia siamo profondamente diversi nel sentire e nel nostro relazionarci con l'elemento naturale. E anche questo fa parte della lettura di quello che ci circonda. Quindi la quercia come anche omaggio e come simbolo del mondo germanico. E non si può parlare della quercia, e con questo veramente ve la chiudo, però è una storia carina per cui ve la dico, non parlando del tiglio. Che ne vedete uno lì? Perché non si può parlare della quercia senza parlare del tiglio perché la quercia per la cultura germanica e non solo è il simbolo della mascolinità non solo è associata a eh, Odino, ma è anche associata a Zeus. Quindi in qualche modo è l'albero fiero, maschio e portatore di virilità. Però deve avere un proprio contraltare, ok? Che deve essere femminile e il contraltare femminile della quercia è il tiglio. Esempio della femminilità in assoluto. E guardate, quando si parla del valore simbolico della quercia del tiglio, non stiamo parlando tanto della cultura germanica. Andiamo prima, andiamo quando ancora noi non eravamo separati, e quindi andiamo al mondo indoeuropeo, perché in realtà la sacralità del tiglio come simbolo di femminilità è qualcosa che accomuna tutte le culture europee. C'è una bellissima. Uh, uh, Leggenda, eh, mito eh, greco che è quello di Filemone e Bauci, che erano due nomi che non sono molto più utilizzati oggi, ma erano due contadini greci, due anziani poverissimi contadini greci, i quali vengono visitati da eh, Apollo e Mercurio che trasformano. Uh, uh, mascherati da viandanti stanno attraversando la Grecia per vedere se l'umanità è sufficientemente pietosa da meritare di essere salvato o deve essere spazzata via una cosa che gli dei ogni tanto fanno tornano e guardano ovviamente cosa fanno? attraversano la Grecia chiedendo carità e ospitalità e vengono trattati a pesci in faccia da tutti scacciati in malo modo per cui arrivano sera convinti che l'umanità debba essere necessariamente distrutta e eh, dicono però vabbè siccome distruggere l'umanità costa fatica lo facciamo andare riposati domattina con calma quindi bussano all'ultima porta che è quella di Filemone e Bauci per chiedere vabbè dice dai proviamo pure questa in realtà i due poveretti li accolgono con tutti gli onori gli danno quel poco che hanno da mangiare privandosi del, 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 del cibo che avevano per quella sera e li fanno dormire nei loro letti addirittura per cui alla mattina quando si svegliano riposati gli dei si ricredono sulla loro decisione e rivelandosi in tutto il loro splendore dicono a Filemone Bauci benissimo, grazie a voi l'umanità è salva, quindi meritate un premio, chiedete qualunque cosa e sarete accontentati. E loro con un'umiltà che fa veramente tenerezza, visto che c'hai due dei che ti chiedono dimmi quello che vuoi, gli dicono ma guarda noi siamo felici con quello che abbiamo, poco ma onestamente guadagnato. Ci amiamo alla follia, l'unica cosa che temiamo è che prima o poi la morte ci separerà e questa idea di essere separati per noi è assolutamente insostenibile. Allora con una certa ironia che, 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 che gli dei greci sono sempre in grado di manifestare, compiono il miracolo, li trasformano in due alberi, una quercia e un tiglio, il maschio e la femmina, abbracciati per l'eternità. E questo... Mito era talmente forte che dentro questo parco c'erano degli innamorati. Nel periodo romantico si prendeva una quercia un tiglio, si avvinghiavano tra di loro per rimandare al mito di Filemone e Bauci. Purtroppo io ho avuto la fortuna di vederli, non ce ne sono più, ma erano degli elementi ottocenteschi, romantici, che rimandavano proprio senza bisogno di statue, senza bisogno di niente, a questa meravigliosa eh, mitologia. Perfetto, quindi assolutamente, quindi, ma con questo io sostanzialmente ho concluso. Semplicemente, però, gli alberi hanno dei diritti e dei doveri. Uno dei doveri, secondo me, è quello di perpetuare la nostra memoria. Perché. Gli alberi sono transgenerazionali, cioè nella vita di un albero ci sono le vite di molti, moltissimi uomini e quindi in qualche modo c'è la nostra storia all'interno degli alberi. E noi in cambio abbiamo un dovere che è quello di raccontare gli alberi e di studiare il loro significato che è anche un modo per onorare chi ci ha preceduto e ha voluto dei luoghi come questo, che erano veramente delle storie e delle narrazioni. Quindi rispettare gli alberi in un luogo come questo significa anche rispettare noi stessi, e questa è una cosa di cui sono profondamente convinto, anche perché senza gli alberi, biologicamente, noi non saremmo in grado di sopravvivere su questo pianeta. Ok? Bene? Ragazzi, grazie a voi. Per esempio, la, la storia della contrapposizione mondo latino-mondo germanico per tramite della quercia del figlio, una storia che attraversa tutta la storia, arriva fino ai tempi recenti e, e, ed è un, un, un marker, cioè l'Europa nasce da lì: eh. l'Europa nasce da lì perché il modo con cui noi. Arrivederci! Il modo in cui noi vediamo l'Europa okay. eh, no, deriva vai, da quello che è vero, accaduto lì. No. Perché i Franchi Bene, andate, sono dei germani, è una popolazione germanica che passa il Reno, viene di qua e si autoproclama erede del, dell'Impero Romano, fondando il Sacro Romano Impero. Diventando cristiani, adottando il latino e diventando i più grossi ammassatori di Germani che la storia ricorderà. Quindi sentono il bisogno di legittimarsi nella cultura latina. E sono i, e sono i franchi i primi a usare la parola europei. Eh sì. Sì. Combattendo contro i Mori a Carcassonne, per la prima volta le cronache dicono che la coalizione di popoli germanici che combatte contro i. i Mori, per la prima volta per, per uh, unirli in un'unica edizione vengono nel Settecento, d'aprì vengono chiamati europei. Abbiamo che un unico paese, perché siamo in mezzo. Dovremmo tornare alle nostre radici, in fondo. E dovremmo anche essere orgogliosi. Arrivederci, arrivederci. Ciao Matilde. Ah, con la dirigente faremo domani, incontro, domani, domani facciamo l'incontro, lei sui giardini anche il simbolismo storico, dei, storici, dei giardini, storici. il giardino storico, ecco quindi secondo me potrebbe, se potesse implementare sulla parte di come è fatto il giardino. Queste cose, questi elementi che, eh, di differenza. Sì, che ovviamente oggi non, non c'era modo di. No, no certo. Sì, ma no, ma è, è stato anche su no, questo. Quindi no? magari. Lo... C'è no, possibilità. io no. di... ho visto i ragazzi che hanno preso tanti. Anche io ho preso tanti appunti <ride> e, e poi dicevano: Ma ho scritto tantissimo, ma proprio interessante. Non immaginavo questa cosa. Eh. <ride> Bellissima. Quando si no, no, inizia no. a parlare di I altri I ragazzi senti... mentre camminavamo mi hanno detto proprio questo. Come... Sì. È vero, ed era Mi fa, piacere. È, è mi fa, mi fa piacere. Era piacere, mi fa molto piacere. No, no, è vero, perché altre volte sì, no, ha parlato, non lo dico. si lamentano sempre. Non Invece, stavolta. È, è si andata si è bene. Va bene. No, grazie. Grazie, sì, sì. arrivederci, sì, sì. buon lavoro. E ci, piacere, piacere. e ci sentiamo per Piacere Reciproco, ci sentiamo per tutto. Grazie. No, no